Siamo nel salone di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio. Qui questa sera viene presentato il programma di massima della Carnevalesca per quello che sarà il futuro Carnevale 2017. Un impianto fondamentalmente molto diverso da quello che abbiamo visto gli anni passati. Come dice la sua presidente Flora Giammarioli, una parola è sicuramente quella che più sottolinea l'edizione di quest'anno, che sia una edizione culturale. La cultura e la creatività saranno sicuramente gli elementi distintivi. Un programma di massima, chiaramente, ma che vede in gran parte importanza rilevante per quello che è l'aspetto carristico, con 4 nuovi carri di prima categoria, 4 nuovi carri di seconda categoria, mascherate nuove, un impianto che vede un importo anche di 370.000 euro solo per questo comparto, ma che riceve nel complessivo un impatto di 700.000 euro, un carnevale nuovo non della Carnevalesca ma per tutta la città, con creatività e cultura alla base, il filone, questo è il filone conduttore di questa edizione del nuovo carnevale, di questa nuova attrazione della Carnevalesca eletta da pochissimo. Sentiamo appunto le parole della sua presidente. Siamo qua per presentare questo nuovo progetto e penso che sia una cosa abbastanza nuova il fatto di aver prima pensato al progetto per poi presentarlo alla città, per poi andarlo a vendere, perché questo pensiamo sia l'iter giusto da fare. Quale sarà il filone trainante? In che cosa volete che ci sia marcata una differenza rispetto alle passate edizioni? Dunque, intanto il progetto è un progetto culturale, nella più ampia accezione del termine. Quindi attraverso i valori creativi del carnevale bypassare la cultura, il turismo, l'economia, un nuovo movimento culturale proprio della città, partendo dai bambini per arrivare agli anziani. Tutti dovranno rinnamorarsi di questo carnevale, certo capiamo ci vorrà tempo, non sarà tutto immediato, però l'idea è di ricoinvolgere i fanesi al carnevale, di farli rinnamorare del proprio carnevale per andare poi fuori insieme. Un carnevale di Fano che nella sua anima ha tanti aspetti, tante sfaccettature. Alfredo Pacassoni, che è sicuramente uno che ha dato una grossa spinta in avanti a questo nuovo corso, sottolinea l'aspetto centrale, la collettività, tutti i fanesi, tutta la città deve partecipare a questa nuova versione del carnevale e soprattutto creare una nuova intensità presso le giovani leve, i ragazzi, quindi un grosso lavoro nelle scuole, e saranno loro appunto i futuri protagonisti di questo nuovo corso del carnevale. Sentiamo le sue parole. Un grande investimento di un carnevale creativo con particolare riferimento alla vocazione turistica, alla valorizzazione della vocazione turistica del nostro territorio ed educativa, quindi anche un grande investimento nelle scuole, perché saranno le nuove generazioni a gestire non solo il carnevale ma la città. E quindi soprattutto un carnevale per la città di Fano, questo è l'elemento distintivo che hanno voluto ribadire i consiglieri e il consiglio direttivo di questa nuova carnevalesca.